programmare la mobilità in senso sostenibile nel medio e lungo periodo. È uno strumento che ci chiede l'Unione Europea, che diventa fondamentale per accedere ai fondi di qualsiasi genere, anche sul trasporto pubblico locale, perché è questa, diciamo, la svolta che le grandi città, e ci metto anche Pescara tra le grandi città, devono fare, si attende che facciano. È un piano dei piani, come dicevo prima, nel senso che dentro questo vanno coordinate tutte le azioni che ci sono in materia di infrastrutture della mobilità, di piste ciclabili, soprattutto trasporto pubblico locale, quindi al centro del nostro piano, come era nell'atto di indirizzo, che è un po' quello che precede questo piano che facemmo qualche mese fa. C'è il tema fondamentale del trasporto pubblico locale su sede propria, quindi sostanzialmente la filovia, che deve diventare la grande infrastruttura di trasporto che libera molto, molto traffico automobilistico, quindi, diciamo, sposta la mobilità moltissimo sul trasporto pubblico locale e consente anche di andare molto più forte sull'obiettivo della ciclabilità e anche della mobilità pedonale. Noi in questo piano diciamo che vogliamo raggiungere un modal share, cioè un rapporto tra l'uso dell'automobile privata e gli altri mezzi di trasporto e di mobilità del 50%, che è un obiettivo ambizioso ma tutto sommato alla portata in una città come Pescara, che è una città pianeggiante dove c'è spesso bel tempo. Chiaro che c'è molto da fare, c'è un cambio culturale, ma con questo credo che l'abbiamo avviato. Insomma, ci saranno una serie di piste ciclabili per riconnettere quelle esistenti, migliorarle e anche andare in zone dove attualmente non ci sono. E quindi i tempi saranno tempi però che sono appunto di medio e lungo periodo per vedere, diciamo, la Pescara del 2027 che noi desideriamo, cioè con molte meno macchine che girano, molto meno inquinamento, più spazi per camminare e andare in bicicletta, velocità nel muoversi con i mezzi pubblici. Ci vorrà del tempo, ma penso che già stiamo cominciando. Sulla filovia non dipende solo da noi, naturalmente, dipende in gran parte da altri enti. Noi abbiamo dato tutta la nostra disponibilità e stiamo lavorando insieme alla Regione e alla TUA perché la situazione si sblocchi e possiamo finalmente avere quest'opera che, ripeto, forse è quella fondamentale per cambiare le abitudini nella nostra area metropolitana.